amici di Fano TV, bentrovati. Oggi siamo a Fano, alla cooperativa Tre Ponti, perché la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino, e l'Associazione Pensionati di Pesaro Urbino ha organizzato una conferenza dal titolo La Mezzadria, una lunga storia del nostro territorio, il mondo agricolo tra passato e futuro, a 40 anni dall'uscita della legge 203 che ha segnato proprio una rivoluzione del mondo agricolo. Si racconterà la storia di questo percorso fatto di battaglie, fatto di conquiste, e lo si farà dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista legale. A parlarne saranno loro, appunto, i protagonisti che adesso andiamo ad incontrare. Lotta quella dell'affitto dei poderi, o meglio, lo è stata. Si parte dal dopoguerra e sono state numerose le battaglie nel pesarese. Ce le racconta? Sì, in effetti sì. Io sono entrato al sindacato dei Mezzadri, che era la Federmezzadri CGL allora, nel 73-74, e già eravamo nel pieno della battaglia, perché c'erano tante proposte di legge che venivano presentate dalle varie forze politiche, e noi con le nostre iniziative, con le nostre manifestazioni a Roma, a Pesaro, in tutte le città cercavamo di spingere per riuscire a ottenere questa legge, una legge che trasformasse di fatto la Mezzadria in affitto, perché per noi era l'unico contratto, l'affitto, che poteva dare più dignità ai mezzadri, diventare imprenditori agricoli al posto di sottostare ai voleri dei concedenti e dei fattori, perché poi c'erano anche i fattori che amministravano le aziende agricole. E purtroppo ogni volta che c'era la legge che si avvicinava all'approvazione, guarda caso, c'era una crisi di governo. Spesso si andava ad elezioni anticipate, quindi tutte le proposte decadevano, e finite le votazioni si doveva ricominciare da capo con nuove proposte di legge, e noi forza, con manifestazioni, pullman da tutte le parti, a Roma, davanti al Parlamento, oppure davanti ai prefetti nelle piazze delle città di provincia, e finalmente nell'82 avvenne, diciamo, un compromesso, perché ormai la cosa era diventato insostenibile, il numero dei mezzadri nel frattempo erano diminuiti, quindi nel 82 ci fu una legge che fu un compromesso che di fatto regolò la legge sull'affitto, quindi i canoni di affitto, e trasformò di fatto la mezzadria in affitto. Ma non era una cosa così semplice, perché le battaglie che facevamo prima in piazza poi le abbiamo dovute fare nel confronto con i concedenti, nella sede della Regione Marche, Servizio Decentrato Agricoltura e Foreste, per contrattare le cose, anche perché nella legge c'era una clausola, la clausola del reddito minimo che si doveva avere il mezzadro per poter diventare affittuario, e il reddito era, diciamo, il reddito netto dell'azienda mezzadrile, che doveva essere almeno pari alla paga annua ad un salariato in agricoltura. Quindi, sai, le contestazioni poi c'erano lì, no? E 10 in più, no? E 10 in meno, quindi. E alla fine comunque si trovarono diversi accordi. E quello che mi dispiace è che questa legge è arrivata con molto ritardo, lo dicevo prima, quando ormai i mezzadri si erano anche un po' stancati. Però il 1982 lo possiamo considerare in un certo qual modo l'anno della svolta. È stato l'anno della svolta, perché comunque alla fine la mezzadria in qualche maniera è stata risolta, tranne quelli che non erano i requisiti, uno dell'età, uno del reddito, che hanno potuto rimanere nel potere per altri 10 anni, poi comunque finiva per legge la mezzadria. È stata una svolta, perché molti mezzadri diventarono affittuari, molti diventarono proprietari dei terreni, perché il concedente preferì vendere magari a un prezzo, diciamo, più favorevole rispetto al mercato, pur di allontanare la paura di perdere tutto, perché il rischio era che una volta avuto l'affitto per 15 anni
prorogabile eventualmente per altri 15 se non c'erano certe condizioni, voleva dire al concedente perdere il terreno, non tanto la proprietà, ma perdere il poter fare qualcosa. E molti mezzadri anche qui da noi, io divertenze sindacali non mi ricordo più quanto ne ho fatte, qui ero nella zona del Fanese, e in molti casi troviamo degli accordi per lasciare la mezzadria dietro un compenso, che significava la casa con un appezzamento di terreno gratis, che significava il terreno senza casa, allora era una proprietà, una superficie più ampia, che significava anche soldi, e anche soldi. E questo alla fine comunque tra tutta la situazione il problema l'abbiamo risolto. Quindi tra tanti anni di battaglie ci sono state poi altrettante conquiste. Certo, certo, queste sono state conquiste importanti, perché tu ti immagini un mezzadro o che riesce ad acquistare il proprio podere o che riesce a ottenere gratuitamente una parte del podere, già per lui è una conquista, cosa che prima non c'aveva, non aveva nulla, e poi invece ha avuto qualcosa, quindi è diventato comunque un imprenditore, perché queste terre comunque sono state coltivate, vengono ancora coltivate da chi c'è, ancora da chi rimane, e quindi è tutto un giro di imprese che comunque dà un reddito, ma sostiene una famiglia e dà reddito alla collettività. Quello di oggi rappresenta un appuntamento importante per il suo settore, perché questa legge per l'appunto sigla la libertà imprenditoriale. Quale messaggio allora vogliamo dare ai giovani imprenditori? Ma diciamo, dignità conquistata e dignità ancora da conquistare. Noi siamo tutti figli della mezzadria, o parecchi, diciamo la maggior parte degli agricoltori del territorio sono figli della mezzadria, e noi viviamo di dignità conquistate dai nostri nonni, dai nostri genitori, e ne facciamo uso tutti i giorni. E se noi volessimo che le famiglie continuassero a vivere nel territorio, nella terra, occorre che ci sia il benessere e acquisire ulteriori dignità, come le pensioni, la dignità economica dei prodotti che si vendono, prezzo, la retribuzione diciamo giusta per tutti. È questa le dignità che dobbiamo ancora ottenere, diciamo per cui stiamo, come anche associazione sindacale, stiamo lottando. E poi le cose che ora ci sembrano scontate, ma un tempo la donna valeva 0,60 e l'uomo 1. Ma è una cosa che ora ci fa diventare la pelle capona, noi che siamo donne, che poi facciamo tutto. Io stessa sono presidente dell'associazione, e invece i nostri nonni hanno dovuto lottare per ottenere questo. Oppure, non so, nella mezzadria un figlio che si voleva sposare doveva passare al vaglio del padrone prima di avere l'autorizzazione a sposarsi. Beh, sono cose che oggi ci sembrano molto lontane, ma la legge sulla mezzadria, la mezzadria è caduta definitivamente nel 1982. Io ero appena nata, diciamo. Quindi dignità conquistata da tenere stretta, ma ancora dignità da conquistare. Oggi, Sindaco, si celebra una categoria di lavoratori molto importanti, si celebrano anni fatti di battaglie, di lotte, di conquiste, di risultati ottenuti, perché comunque il nostro entroterra è fatto di agricoltori che ancora, ecco, lavorano, ed è una tradizione anche familiare. Direi proprio di sì, questo territorio è fortemente legato al mondo agricolo, che ne è una parte consistente ed importante. La giornata di oggi è dedicata a una pagina storica a cui questo territorio è legato, è quello della mezzadria. La mezzadria, lo ricordiamo, è quando un padrone, allora si chiamava così, dava in gestione un terreno ad un contadino e si dividevano gli utili. Però quella è una pagina importante, è vero, noi guardiamo sempre avanti, ma alcune volte per guardare avanti bisogna vedere anche da dove veniamo, e quella parte della nostra società ha anche in qualche modo formato le generazioni oggi che vivono. Io stesso vengo, i miei antenati hanno appartenuto
a questo mondo della mezzadria, una mezzadria che ha condizionato, in qualche modo ha tracciato le basi di quelli che sono gli effetti sociali che poi si sono trasformati nel tempo, i rapporti anche economici, ma mi piace pensare che anche tanti progressi che sono stati conquistati sono anche il frutto di quel lavoro che era fatto di sudore veramente, e dove le conquiste si facevano veramente sul campo. Allora mi piace pensare che anche i progressi agricoli, ma anche nella zootecnia, sono arrivati dall'esperimentazione, dal duro lavoro, perché allora non c'era l'università che ti insegnava, la tua università era il campo nel vero senso della parola. Come erano forti i valori, il rapporto con le stagioni, la famiglia viveva la stagione che era legata al lavoro dei campi, il rapporto con la natura, che c'era un rapporto di grande rispetto, ma soprattutto era un rapporto nel rispetto dei tempi della natura stessa. Oggi cerchiamo scorciatoie ed è all'ordine del giorno anche gli effetti che ci sono, che sono anche il risultato dei cambiamenti climatici, ma anche il risultato dei nostri comportamenti, dove cerchiamo scorciatoie e non vogliamo rispettare anche i tempi della natura. La natura poi non fa sconti. Allora è una storia importante, la nostra storia, la storia dei nostri valori. È la storia di conquiste del mondo degli agricoltori, conquiste di diritti, è la storia di diritti che vanno mantenuti, ma è anche la storia che guarda avanti, che guarda le disuguaglianze che ci sono anche oggi, anche se abbiamo fatto tante conquiste. E allora ecco, la storia che ci aiuta a guardare avanti e a fare nuove battaglie e nuove conquiste. Aspettano le conclusioni di questo dibattito, che oltre ad essere un incontro tra CIA e pensionati è proprio un incontro generazionale. E allora questa realtà come la vivono i giovani e come la vivono i veterani? Ma diciamo che questo è un incontro che serve sicuramente un po' per ricordare la storia che ci ha preceduto. Parliamo di mezzadria, parliamo di imprese, parliamo di imprenditorialità, parliamo anche del futuro, parleremo. Sicuramente l'attuale situazione che abbiamo in agricoltura è una situazione abbastanza delicata, per dire che è una situazione di grave crisi se non si cambiano modelli non solo di agricoltura, ma anche modelli di pensiero di chi ci governa. In che senso bisogna apportare dei cambiamenti? Allora, bisogna che ritorniamo un po' a una cultura, come dire, rurale, per mantenere l'ambiente, per fare dei prodotti che siano veramente di qualità, serve sicuramente che chi opera abbia un reddito. E allora i tanti vincoli che vengono messi spesso e volentieri da soggetti che legiferano e che vengono in qualche modo condizionati da altre persone, dirigenti, che non conoscono realmente ciò che accade nel nostro territorio, porta ad avere lacci e lacciuoli che impediscono la vera imprenditorialità. Non solo, non danno poi certezza, voglio dire, del diritto, e conseguentemente anche tutti i provvedimenti che vengono fatti dall'ente pubblico, vedi regione, vedi comunità europea, spesso e volentieri si trovano inapplicabili per molte imprese. Quindi occorre cambiare proprio una mentalità. Noi siamo abituati oramai, diciamo dagli anni 90 in poi, a una cultura un po' più egoista come popolazione, questo dovuto anche al modello politico che ci è stato in qualche modo trasmesso, dovuto anche ai media, come non certo come Telefano, ma ai media nazionali, che ci stanno portando e ci hanno portato non più a una cultura solidale come è la cultura contadina. Quindi l'esperienza dei veterani deve servire come esempio e anche come stimolo per i giovani, anche perché i giovani imprenditori che hanno voglia di fare impresa e che ci credono sono tanti, quindi hanno bisogno di stimoli concreti. Hanno bisogno di stimoli, ma hanno bisogno soprattutto di una cosa fondamentale, perché fare impresa vuol dire cercare di fare reddito. Se non ci sono le condizioni per fare reddito, i giovani che si avvicineranno a questo settore sono pochissimi rispetto a tutti gli anziani che abbiamo. Noi abbiamo un'agricoltura composta per il 70-80% da persone che hanno più di 60 anni, quindi capiamo bene l'importanza che c'è nel ricambio generazionale. Occorre però anche qui trovare soluzioni di tipo diverso. Quando parlavo di cultura contadina, di cultura rurale,
come c'è in altri paesi del nostro, della nostra Europa, perché esiste dalla Germania alla Svizzera alla Francia, esiste un modello diverso di pensare, dove i provvedimenti che vengono fatti garantiscono in qualche modo la permanenza dei nostri agricoltori nei territori, nelle aree più, diciamo, lontane dalle città, perché questo che ci serve, l'agricoltore è un soggetto che mantiene l'ambiente, se viene via l'agricoltore viene via la montagna. Quindi in sintesi chiediamo un sostegno in modo tale che i giovani imprenditori facciano impresa a casa propria. I giovani imprenditori debbono fare impresa a casa propria, debbono riuscire a fare impresa, e chi legifera deve aiutare i giovani a fare impresa e non a vincolarli eventualmente per non so quanti anni per fare degli investimenti che probabilmente non riusciranno mai a pagare. Avvocato, la legge 203 sancisce l'inderogabilità della disciplina legale in materia di contratti agrari, ma di fatto che cosa significa e quali sono state le azioni legali mosse in questi anni? Dunque, la legge sancisce la fine del contratto di mezzadria e i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge dovevano essere trasformati in affitto nel tempo massimo di 4 anni. Questa è stata una grande conquista, quella della legge dell'82. La legge dell'82 è stata una grande conquista del mondo della mezzadria, in quanto ha sancito la fine della mezzadria, istituto medievale e prima istituto romano, e l'affitto come nuovo contratto agrario. La possiamo considerare una vera e propria rivoluzione? Nelle campagne è stata una rivoluzione, perché il rapporto di mezzadria era un rapporto di sudditanza del mezzadro nei confronti del proprietario. Era lo stesso rapporto che c'era nel Medioevo e che c'era all'età romana per gli schiavi e per i servi della gleba. Nel Medioevo, servi della gleba sarebbe servi della terra, della zolla, glebe in latino, tradotto zolla in italiano. Lei si è fatto portavoce di una generazione, possiamo dire, di imprenditori agricoli, oggi magari anche pensionati, che vivono con soddisfazione questa realtà oggi. Beh sì, oggi vivono una situazione nelle campagne diverse. Teniamo conto che il contratto di mezzadria non era il contratto tra il colono e il padrone, era il contratto tra il colono, la famiglia colonica e il padrone. La famiglia colonica non aveva alcun diritto, le donne o gli uomini non potevano sposarsi senza il consenso del padrone e qualsiasi cosa doveva avere il consenso del proprietario. Al contempo il mezzadro, come entrava nel podere, se il proprietario aveva bestiame, da sempre era costretto a comprare il 50% del bestiame, per cui era sempre in deficit nei confronti della proprietà. Il signor Cialoni ci ha raccontato la presenza di numerose battaglie proprio nel pesarese, a suon di vertenze, come si dice, e quindi la legge è stata utile a contrastare queste dure realtà. La legge è servita a far sì che le condizioni di vita nelle campagne fossero diverse di quelle che sono state per 1000 anni, e non parliamo del periodo di Roma. Ancora nelle campagne abbiamo la colonia parziaria, avevamo istituto messo in piedi a Babilonia, quindi parliamo del 1700 avanti Cristo, e pur
fino a poco tempo fa era presente anche ora. A 40 anni dalla legge, se si potesse rivedere qualcosa o ritoccare qualcosa in termini pratici, che cosa ritoccherebbe? Ma la legge dal punto di vista formale non ha difetti. Il problema è che il periodo di 15 anni, ad esempio, è sufficiente per una programmazione nelle campagne e gli investimenti che vengono fatti in 15 anni possono dare risultati? Forse sarebbe bene riconsiderare un po' il tutto. Ecco perché una pagina è stata scritta, ma il futuro dirà e costruirà altre pagine. È cambiata negli anni la situazione degli agricoltori e oggi siamo qui a celebrare appunto i 40 anni di questa legge assolutamente innovativa. Sì, siamo qui per celebrare il 40° anno dalla legge 203 che ha segnato la fine della mezzadria e l'inizio dell'affitto e quindi l'inizio della costituzione della proprietà da parte dei contadini e quindi l'autonomia e la dignità nello stesso tempo. Qual è la situazione dell'imprenditoria agricola nel nostro territorio, l'attuale? L'attuale, la maggior parte ormai è proprietà ed affitto, però si è fatto un grande passo avanti rispetto a quello che era il passato e siamo orgogliosi come organizzazione di aver accompagnato i nostri agricoltori in questo percorso. Ci sono delle prospettive o delle novità in un futuro imminente? Imminente per quanto riguarda la legge dei contratti agrari no, però stiamo andando verso tutti i contributi che vengono dalla Comunità Europea, quelli legati al PNR, legati alla PAC, quindi è un inizio di programmazione che va dal 2023 al 2027 in cui i nostri agricoltori dovranno essere protagonisti. Questi racconti fatti attraverso le nostre telecamere, attraverso i microfoni, attraverso comunque le voci dei protagonisti costituiscono un pezzo di storia. La storia merita di essere scritta e non a caso 20 anni fa usciva un libro che poi è stato ristampato, Dignità conquistata. Noi attendiamo la sua recensione. Intanto è nella prefazione del libro, quindi come si dice... Potete tranquillamente leggerla. Il senso è che abbiamo recuperato le testimonianze di tanti ex mezzadri, da quelli che avevano fatto carriera, che erano arrivati in Parlamento, alla Camera oppure al Senato, oppure come Artemio Strazzi, sindaco d'Ancona, o altri invece imprenditori agricoli a tutto tondo, come Traini per quel che riguarda il florovivaismo ed altri, per testimoniare che superando le contraddizioni storiche e giuridiche, qual era il contratto di mezzadria, si poteva rilanciare l'agricoltura e l'economia nel nostro paese, e questo è stato. Quindi questo è un libro fatto di testimonianze, ma è anche un libro che fa parte, possiamo dire, della nostra tradizione, perché anche ai giovani racconta un po' la storia. Certo, ai giovani racconta la storia perché ne possano trarre un insegnamento per portare avanti la loro azione nella propria azienda, ma soprattutto anche nella società, coscienti dei diritti e dei doveri che i cittadini che vivono in una Repubblica democratica nata dalla Resistenza hanno. C'è una parte del libro che le sta particolarmente a cuore e se sì, quale? Vabbè, tenendo conto che gioco in casa la testimonianza di Walter Scavolini, che racconta che da giovane figlio di mezzadri andava a Pesaro a vendere il latte. Grazie allora a tutti gli intervenuti che hanno raccontato una fetta importante di storia passata per un futuro migliore a nome di tutta l'imprenditoria agricola. Grazie naturalmente a voi che ci avete seguito e noi vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi.